La prima, Antonio e Anna la conoscono, è quello che ce l'ha fatta conoscere. Per chi conosce la lanterna è Francone, che stava alla lanterna. Scusate se mi commuovo. La seconda è la mamma di Federico. Beh, forse voi avete conosciuto Ines. Chi non l'ha conosciuta? Non lo so, chi non l'ha conosciuta ha perso qualcosa. Penso che sia una persona che ci manca, davvero, perché Ines era sempre presente in tutte le cose, ma a me piace ricordare in particolare una cosa di Ines. Ines ha avuto il coraggio di andare di fronte al ministro, al presidente del Consiglio Spadolini, quando è venuta a Genova, a protestare contro l'intervento italiano in Libano. E nella sua semplicità lei la raccontava sempre sorridendo. La terza persona a cui la voglio raccontare è una persona che dedicare a una persona che non ho conosciuto, però un'amica in Facebook me l'ha chiesto, perché gliela cantava sempre quando andava a fare la chemio. E questa donna ha perso suo padre quando aveva 20 anni. La quarta persona a cui la voglio dedicare, perché me l'ha chiesto, è un giovanotto che ha oltre 65 anni, si è laureato in Scienze per la Pace all'Università di Pisa, facendo una tesi sulla genesi della legge dell'obiezione di coscienza. Io scherzosamente gli ho scritto: ma scusa, il professore ti ha interrogato, perché forse potevi interrogarlo tu. Quest'uomo, che si chiama Claudio Pozzi, è uno degli obiettori per cui Don Milani ha scritto la famosa lettera ai giudici. La dedichiamo a loro, Reginella. Reginella di Libero Bovio e Gaetano Lana. Comincio l'introduzione e poi cantalo. Partiamo da più se ne aveste scusato. È perché c'è un tono sordo là. Scusate. Yeah.